salve, buonasera! Benvenuti! Questa sera torniamo insieme ai nostri fantastici amici, il buon Daniele Dasemmater e il buon Giuse DM, a reattare al programma più inutile della storia della TV italiana. Salve! Ciao! Ciao ragazzi! Cosa è successo nelle vacanze, Dani? Ho passato una vacanza in mongolfiera, ho tirato tutto l'elio che c'aveva dentro. Va bene, allora, signori, stasera non so di cosa parlerà questo programma. Come sappiamo, è uno dei programmi veramente più inutili della storia, ma proprio per questo ci regala delle perle che rimarranno negli annali del nostro canale YouTube. Io voglio essere fiducioso e secondo me questa sarà la miglior puntata. Allora, l'intro di Marco Berri nel bunker è skippabile. Diciamo che lo skippiamo, vero? Ma chi sono queste qua? Le gemelle Kessler più una. Questo strano mondo. Quante volte vi è capitato di dire se avessi un elicottero? Mai. Ma chi è che lo dice? Ma perché? Mi scappa da cagare. Ah, se avessi un elicottero. Secondo me lo stiamo bullizzando troppo. No. Nel senso, ma sai cosa? Ogni cosa che dice a me viene da ridere. Sì. Ma non lo stiamo bullizzando. Avessimo detto, avessimo i capelli, allora sì. Ma non abbiamo detto quello. Io non penso che, cioè io non glielo posso dire. Effetti speciali che piacciono a bambini e a genitori. Uè, bella fega. Sto parlando degli elicotteri infernali. Vabbè, ma che mistero è? Ma non lo so, ma il programma più bello di sempre. Sembra praticamente un programma serio, ma fatto con supercazzole, intrighi e passioni. Ah, ok. Cioè, come se intrighi e passioni facesse uno spin-off dedicato agli UFO. Un elicottero militare americano che irradia attorno a sé un alone spettrale. Ma dai. Ma io mi incazzo! Ma non si può costruire una puntata già su questo presupposto! Ma cat, ma la luce! Sembrano quelle che si usavano da bambini, quelle che facevano. Ma sono gli Starlight per farsi vedere appunto in scarsa visibilità. Poi non si chiameranno Starlight, però è scarsa visibilità, si deve vedere un elicottero che passa. Dove glielo metti? Mica a terra. Deve essere nel punto più alto come gli aerei che ce l'hanno in coda. Cioè, ma adesso chiameranno gli esperti per poi dirci che è una cosa che gli elicotteri hanno sulle pale di default per andare di notte. Alla fine il mistero erano le lampadine. L'alone degli elicotteri. A vederli avvicinarsi sembravano quasi gli angeli della morte. Sì, vabbè. No, saranno le luci che si riflettono. I militari non parlano volentieri dei loro mezzi. No, raga, forse ho la soluzione. E la voglio dire e mi voglio buttare e non la cambierò più. Sollevando la sabbia, le eliche fanno scintille. Ma di base la vera domanda è... chi se ne frega? Onesto. Si è buttato però Giuse. Apprezziamo. No, non quello che dice Giuse. Proprio il mistero in sé. Cioè chi se ne frega che le pali si accendono. Credevo che fosse su di me. Non sono così cattivo. Siamo nel Marine Corps Air Ground Combat Center. Dove siamo? È Forrest Gump. Il mio amico Buba. Dov'è che siamo? Scusa. Ridiccelo, Berri. Siamo nel Marine Corps Air Ground. Ecco. Lì vola veramente di tutto. Volano madonne. A proposito di madonna. La madonna. I filmati attirano l'attenzione del pilota Top Gun. Oh, attenzione. Minchia Tom Cruise de Noartri. Maverick. Una reazione di energia statica tra le nuvole di... Ma è Walter nudo. È vero. Sembrava vestito a me. I campi elettrici intorno alla punta delle ali di un aereo ionizzano le molecole dell'aria dando vita a questi finti aloni. Non ho capito. Ma neanche loro, Matt, non ti preoccupare. E il fatto che nel deserto c'è sicuramente una grande abbondanza di sabbia. Lei ha studiato anni e anni. E Giuse aveva ragione. Sai cosa manca, cosa non manca nel deserto? Cosa? La sabbia. No. No. Può esserci la sabbia alla base di questo strano effetto? Palese, Giuse è andato a vedere la puntata ieri sapendo che... Io l'ho scoperto 10 minuti fa dalla storia di Matt che c'era live. Come l'ha scoperto 10 minuti? Sì, questo sì, però lui comunque l'aveva già visto. Inoltre la sabbia può danneggiare i motori e portare alla caduta degli elicotteri. Madonna mia, a prova di proiettile ma non a prova di sabbia. L'ingegnere chimico Mike Sampson... Oh no. È un esperto di esplosivi. Ma perché non si fa saltare in aria allora? No! Hanno la superficie carica e che a contatto con l'ossigeno dell'aria si incendiano da sole.
Esattamente come quando mi masturbo. Fai le scintille, Dani? Sì. In che senso? Vi mando poi un video. Che mani di pietra. Adesso corrente, sicurezza e buio. Cioè, lui ha perso una giornata per fare questo esperimento. Ma ci voleva prima andare nel deserto con un elicottero. Eh sì, c'ha ragione il buon Giuse. E funziona! Pensa che Giuse l'ha capito senza montare tutto sto casino. In effetti, il rotore in miniatura non riesce a riprodurre l'effetto luminoso e circolare che possiamo vedere nei filmati. C'erano tre volte la quantità di quella sabbia e delle eliche. Sì, le eliche forse sono anche 300 volte più grosse. Tenendo conto che è proprio lui quello che dice: se questa esplosione fosse 300 volte più grande, illuminerebbe il cielo. Quindi, se quella sabbia fosse 300... una ragione. Hai cannato. Carlo Muñoz si chiede se i militari non abbiano reso i video deliberatamente difficili da comprendere. Ma vai a fare in culo. Ma chi è che se lo chiede? Ma Carlo Muñoz. Ma chi cazzo è Carlo Muñoz? Me mi immagino il colonnello dei Marines che va da un video editor e dice: ascolta, rendilo più incomprensibile che non si sa mai. Siamo in Australia. Oddio, Australia, anche qua. Basta. Troviamo qualcosa che non vi aspettereste mai. Le telecamere di un campo da golf inquadrano coccodrillo, un mangiatore di uomini. Come è fatto un mangiatore di uomini? Inquadrano un mangiatore di uomini. Cos'è? Man either make you work hard. Polifemo. Ma come diavolo ha fatto ad arrivare fino a lì? Raga, giochi a golf e c'è uno squalo, solo in Australia. Ma come fa a vivere soprattutto nell'acqua dolce di un lago? Un laghetto pericoloso. Siamo al Carbrook Golf Course, a 30 km dalla città costiera di Brisbane. Underground. Golf course. Il mio compito consiste nell'assicurarmi che... Testimone, proprio lui, raga. Quasi parlassimo del mostro di Loch Ness. Ah, il cappello Carbrook c'aveva la pinna dello squalo. Vendono già il merchandising. Quindi. Fanno il merchandising. Ma allora è palesemente uno con una pinna sulla schiena. Operazione che di marketing favolosa. Raga, secondo me gliel'hanno messo volontariamente. L'hanno preso, l'hanno messo proprio lì. Sì, quella qua lì magari un po' salata. E con il suo telefonino filma qualcosa. Ma è spento il telefonino, per Dio. Berry Super Boomer, il telefonino non lo sentivo dal 97. Prende il suo telefonino. Volendo avrei potuto allungarmi e toccarlo, ma non credo che... Ma perché? Sarebbe stata una buona idea. Ma che cazzo vuol dire? Ma ce lo deve anche dire. C'era un incendio a casa mia. Volendo avrei potuto toccarlo, ma sai poi com'è. Ha deciso di no. E si chiede se non possa esserci stato un vero Sharknado. Vabbè, ma come? Ma perché deve complicare la realtà? Ma non è che ha piovuto squali? Da sempre esistono diverse storie di animali che piovono dal cielo. Ora ti spiego come piovono rane, Giuse. Eh sì, non l'ho neanche cercato. Non ha più dormito da allora. Ma infatti ti vedo sbattuto. Ah, quello è perché mi faccio sodomizzare. No, mi dissocio. Cioè, se ti piace... No, se ti piace... Gusti, non so se hai qualcosa in contrario. Allora, vabbè, in bocca al lupo allora. In bocca al culo. O il culo in bocca, dipende. Il culo alla balena. O i tornado che potrebbero anche sollevare qualcosa di molto grosso, come uno squalo. Giustamente solleva uno squalo, ma non distrugge un campo da golf quando lo porta lì. Ma poi è caduto proprio nell'acqua. In quella pozza. Ha chiesto il passaggio, c'era con la pinna, faceva l'autostop. Comunque ogni tanto ci pensate che questo pianeta ci vuole fottutamente morti. No. Non è ospitale questo pianeta, eh. Beh, diciamo che comunque ne abbiamo combinato un pochino, da... Ma per questo lo attacchiamo, cerchiamo di distruggerlo. Esatto. Noi. Okay. Ritiene che possa esservi arrivato grazie ad una violenta tempesta. Minchia, dove cazzo sto, raga? Sto volando! Sai volare, testa di cazzo? Sai volare? Che lo porta a pensare si tratti di una delle specie più pericolose in assoluto. Secondo me non è uno squalo comunque, continua a dire che è in un lago d'acqua dolce. Forse è un mega pesce gatto. Ma hanno la pinna così? Ma no. No, la pinna in testa sono veramente poche le specie. Magari è un pesce. Forse un'anatra. Questo è uno squalo che ha risposto alla domanda: ah, se avessi un elicottero, ed è arrivato là dentro. Madonna, ma sono geniali, è tutto collegato, siamo noi a non capire. Un fil rouge. Mi piace l'ipotesi che potrebbe essere un canguro. Ma che cazzo?
Ma che ipotesi è? L'oceanografa Teresa Grilli dell'Università della Florida Meridionale è un'esperta di predatori marini. Rimettilo in acqua! Rimettilo in acqua! Ma è un peluche, penso. No, è una donna, Matt. Più letali presenti in natura. Tra l'altro stanno facendo il minestrone. Che schifo di posto. Mica la minestra. È vegetariano questo squadro. Com'era? Salta, buona la minestra, salta dalla fine. Com'era? O ti mangi la minestra o ti butti dalla ah, finestra. Ah sì, se non giri la minestra. Ah, ok, ok. No, se non, no, mangi, se non la minestra... mangi, non se non giri. Se non giri. Se non giri la minestra. Minacce pesanti. E sospetta che quello del laghetto sia un ex animale domestico. Che cazzo ha uno squalo in casa? No, vabbè, ma anche da acquario, tipo negli hotel li tengono a volte. Sì, ma quanto deve essere grosso questo acquario dell'hotel? Pieno di squali negli hotel. Ma io ero rimasto al pesce rosso, ma cosa è successo? Poteva essere cresciuto troppo e qualcuno ha deciso di liberarlo nel laghetto. Gli squali toro vivono anche negli acquari, ma... Vabbè, allora, Giuse ha visto la puntata. No. Secondo me poi quando finiamo la live ce lo dice su Discord in segreto. No, ti giuro, ho visto film. Pieno di film dove ci sono gli squali negli acquari. Esatto. Allora, dimmi il titolo. Dimmi il titolo di un film dove c'è uno squalo nell'acquario. Fammici pensare lo squalo toro, tra l'altro. No, no, voglio lo squalo toro, uno squalo comune non mi basta. Toro, no, è uno squalo. Perché proprio lui, quello con Dave Franco, ma non mi pare perché lì si rompeva la boccia della pipì, dell'urina della... No, era James Franco, quello che sposa la figlia di... Esatto, però quello era l'urina del capriolo lì, del capriolo. Del bufalo, del bufalo che si mantiene. Giuseppe, ma che cazzo stai confondendo tutti gli animali del mondo? A meno che il proprietario non fosse il cattivo di un film... sarebbe stato costretto a liberarsene. Cioè adesso Barry ha detto anche del film. Praticamente Giuse sta anticipando tutto quello che dicono. È culo, ragazzi. Sei imbarazzante, Giuse. Questa l'ho scritta io sta puttana. Lo zoologo. Zoologo. Ma stava mangiando una banana. Lo zoologo. È entrata dentro. Risentiamolo, amici. Lo zoologo. Zoologo. Oh, che bellezza. Non ce la fa stasera Marco Berria a condurre. Oh, lo zoologo. Questo programma è diventato bello da quando abbiamo iniziato a capire come vivercelo. Sì, perché sì. Prima pensavamo, no, voglio il mistero. Invece adesso... No, no, ormai è scialla. Sappiamo. Chi se ne frega dei misteri? Fate parlare Marco Berri. Il nostro squalo potrebbe essere quindi arrivato grazie alle inondazioni di oltre 20 anni fa. Quanto vivono in media gli squali? Mi sembra 100 anni anche. Madonna! Alexa, quanto dura la vita di uno squalo? Quanto dura? In media 25 anni, dice Alex. Google, infatti, anche come diceva, 20-30 anni. Allora, no, protesto. Ci sono degli squali che hanno anche 300 anni. Esatto. Vabbè, ma si parla di media qua, devi fare la media. Ci sono degli uomini che ne hanno anche 150. Infatti, ci sono uomini con 110 anni, ma la media mica è 110 anni. Dipende dalla razza. Degli squali, degli squali. Ma non è vero, infatti, lo squalo toro dobbiamo sapere. Sì, lo squalo toro. Quindi che è nato a... aprile? Per ora il mistero di come sia arrivato qui quello squalo resta tale. Perché ha messo una musica epica sotto? Mica c'è uno squalo. Scusate, ma quindi? E quindi sto squalo? Punto e basta. Vabbè. Gli squali. Oh, squalo. Gli squali. Ma squali, squello. Come di storie di animali in luoghi dove... Luoghi, ma ha problemi con le parole con la L. Gli animali, è super milanese oggi. Che luoghi. Ma che brutto sto pesce, madonna. Mi guarda, cazzo vuoi. Un ragno gigante. Oddio Cristo il Dio. Porca puttana. Una ragazza a spasso col cagnolino per strada. Ma cosa dici? Per strada, ma figa. È scatenato. Figa. A spasso col cagnolino per strada. Per strada, per la madonna. Per strada, figa. Ha un po' di Natalino Balasso oggi. Ma perché le carica così? Per strada. Sembra di Padova. Per strada. Per strada. Incontra lui, Jack. Chi è Jack? Chi? È un alligatore, Jack.
Vai Jack, come Pino Scotto. Guarda com'è felice. È un caimano scappato da un circo che lavorava lì vicino. Sai dove è scappato? Per strada. La storia purtroppo è piena di stupidi che abbandonano gli animali. Ma non è abbandonato. Ma non era scappato. Sai che comunque c'è l'altro paese vicino a Nuoro. Suocero. Non avevo dubbi. Lo stavo aspettando. Ebbene, il filmato che sta... Caricatissimo. Il filmato che stiamo per vedere potrebbe avere un'origine chimica, essere tossica e cancerogena. Ma invece è pericolosa. È veramente schiuma. L'attacco del blob. 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 Bambi. Bambi. Doppi punti. Doppio gioco. Viene interrotta da una strana massa in movimento. Ma si sta riferendo alla signora. Scusate. Non è indietro. No. Il montaggio. Non ho detto che così. Nel montaggio sembra. Ci sono le immagini della signora con l'audio. Rimanda indietro. Durante la pausa di lavoro viene interrotta da una strana massa in movimento. L'hanno fatto palesemente apposta, però. Ciao raga. Ciao Ste. Sono meravigliosa. Di qualcosa di vero adesso? Sono meravigliosamente stupida. Ok. In realtà stavo dormendo prima. Non è vero. Ma se faccio una pausa sul divano non vuol dire che non sto facendo un cazzo, sto dormendo. Non ho fatto pause, Ste. Non ti ho fatto, cioè, non... Io da oggi, quando mi hai vista, che sono qua che monto, sono andata a casa, ho fatto la carne, mi sono presa insulti perché ho buttato l'olio. Era finito, l'ho buttato, insulti, così, gratis. E dove cazzo sei stato? In un'alluvione? Che ti è successo alla faccia? Ho sentito della polemica nelle tue parole. Ma scusami, comunque. Ma perché sei tornato tutto bagnato e messo la faccia nella tazza? Sì. Ma ho pisciato dalla bocca. Ma cosa diavolo è successo? Mentre la massa bianca inghiotte intere automobili. Sì, vabbè, ma esci con quell'auto. Che cazzo stai facendo? Ma mi scusi. Questo è un pirla, non è la massa che l'ha inghiottito. Ci sono pure le strisce del copertone, ci è andato lui. Ma è andato dentro. Si notavano come delle onde, sembrava fosse viva. Vento? Ma è il vento che sposta la schiuma, perché è più leggero. Devono prima chiamare un eologo e poi... Allora, vedi questa fabbrica qui davanti? Eccola lì. Esplosa un cazzo di tubo, sarà una centrale, una fabbrica che fa... Ma che figata però passarci in mezzo. Deodoranti... Come si chiama? Bagnoschiuma. Si trovi sulla spiaggia una strana schiuma bianca molto resistente. È tutt'altro che bianca quella lì. Guarda, ti faccio il doppiaggio della schiuma, guarda. Perché palesemente sta dicendo questo. Per la Madonna! Dai metalli pesanti come mercurio e diossina ai residui di pesticidi. Ma non credo che sia comunque metalli pesanti, perché vola via, quindi. Sono metalli leggeri questi. Sì, esatto. E se ingerita potreste trovarvi nei guai. Ma chi dovrebbe ingerire? Perché devi mangiarla? Ma perché la devo mangiare, sta merda qua? Ma perché questa gente è autorizzata a rubarmi l'ossigeno? Anche se ci cadi dentro, no? Che cadi così. Voglio che chiami un dietologo per sapere gli effetti che se mangi la schiuma di mare. Nel gennaio del 2013 una gigantesca massa... Vabbè, ma quel bambino, cioè, ma il bambino, cioè, credo che adesso... cazzi adesso, sì, almeno, esatto. Dai, una gigantesca massa. È così che è nato Hulk. Sunshine Coast australiana. Guarda come la mamma. Io sto aspettando il momento in cui si scopre che di fianco c'è una fabbrica di qualcosa. La geologa Proctor studia questo. Chi? Proctor. La scorreggia lei. C'è questa schiuma che si forma a Bangalore, vicino al lago di Bellandur. Ma che cazzo è il Signore degli Anelli? Gondor. E Gondor risponde: Madonna mia, a Mordor. A sud-est di Bangalore. Quell'acqua si agita producendo una schiuma tossica che si allarga su tutta la zona. Sì, vabbè, ma incredibile. Ma in India cosa non è tossico? Rivolge la sua attenzione al grande edificio da cui sembra fuoriuscire la schiuma. Ma farcelo vedere prima? E siamo alle solite. Viene sempre utilizzata della schiuma estinguente. Gli estintori. E Proctor utilizza dei prodotti chimici simili a quelli presenti nel composto. Esperimento? Lo stesso tavolo del... Ma infatti... Bene, qui abbiamo del... Pipì di Hulk. La Proctor ritiene che una reazione simile sia accaduta all'interno dell'hangar. Esattamente come quando mi masturbo. Io mi dissocio fortemente. Da cosa? Dalle tue masturbazioni. Sì, ma ti esplode il cazzo, Dani, vai piano se fai così. Cioè, datti un contegno. Cioè, Dani è l'unico che da bianco a casa tutti i giorni.
grande rispetto alle dimensioni interne della bombola. C'è quello sotto che stava segando. Hai visto quello sotto come ci dava? Guarda, guarda. Nel 1831. Lui c'era. Siamo nel canale di Sicilia. Siamo sul canale di Sicilia. Già nel 1831 c'era la TV. Sì, ma era in bianco e nero. Sì. Dal mare una colonna di fumo verso il cielo. Per la Madonna! È proprio l'affetto. Torniamo subito. Sì, ma il caimano dove cazzo è? Ma no, ma il caimano ha detto che hanno trovato sto caimano che è scappato da un circo, l'hanno trovato e l'hanno restituito al proprietario. Era finita così. E tu che hai voluto continuare la storia, ma la storia era finita. Ma è durata 30 secondi. Sì, era un aneddoto, è scappato, l'hanno trovato, l'ha riconsegnato. Punto. Una postilla. Oggi vi faremo vedere due filmati incredibili. Madonna, ma troppo, un po' meno. Gli anelli nel cielo. Michael Gallagher sta prendendo un caffè. Gallagher. Sì, un posto dove vado spesso a divertirmi. Sì, ma che cazzo se ne frega? Da solo, guarda come si diverte. Ma chi si siede davanti alla finestra guardando la finestra oltretutto? Gli alcolizzati, cioè ma... Sì, infatti il cartoccio in mano. McCord si concentra sul movimento di queste minuscole componenti. Comunque qualsiasi cosa sia, anche siano insetti, uccelli, è incredibile. Sì, sì, quello, cioè, questo è incredibile. Quello è vero. Sam Proctor esclude l'ipotesi di un vulcano. Quello più vicino si trova a centinaia di chilometri di distanza, a Yellowstone. Yellowstone, succedono sempre cose strane. Sì, sono due orsi che ti rubano da mangiare. Andiamo a rubare la merenda. E per cercare di ricrearne l'effetto organizza un esperimento. Chi ha col lanciafiamme? Il fumo è compresso qui dentro e uscirà da questa apertura. Scusa, ma io ho un mio amico che la fa con la sigaretta. Ma che cazzo serve tutto sto casino? Qualunque cosa produca una certa quantità di calore può creare quegli anelli. Una pistola. E questo ha scritto un sacco di libri, di fantascienza. Negli Stati Uniti si registrano ogni anno oltre 50.000 incendi d'origine elettrica. Magari se iniziaste a fare le case di mattoni. Ti è uscito il berrì. I mattoni. Foster scopre inoltre che i trasformatori di Chicago sono cilindrici. Lo scopre. Lo scopre. Non è che è una cosa che tutti sanno. Lui l'ha scoperto. Nell'albo degli scopritori c'è Foster. Il cilindro di Chicago. No, da oggi il cilindro di Foster. È vero, il cilindro di Foster. Con una rapida espulsione di gas che crea l'anello di fumo. Quindi è vera sta cosa? Le popolazioni locali la definiscono la porta dell'inferno. La porta Madonna. Se non è questa la porta Madonna, qual è? Non so cosa possa essere. Il cratere dell'inferno. Le leggende parlano di diverse porte dell'inferno nascoste in luoghi misteriosi. Ma non ce n'è una a Torino anche? Non lo so, io non l'ho mai visto. No. No, teoricamente sì, dovrebbe essere in Piazza San Carlo sotto la statua. È vero, c'è porta nuova, porta Susa, porta, e porta Madonna. Ci sono tre porte dell'inferno a Torino che partono dalla Gran Madre, dove indica la statua, e poi va fino a sotto l'Armeria Reale, e poi fino a fine di Piazza Garibaldi, dove c'è la statua di Piazza Statuto. Non ero così informato, ma non ho detto una cazzata. Mi ricordo. No, è vero, Torino esoterica. Vedi che me lo ricordavo giusto. È un giacimento di gas naturale che i sovietici hanno incendiato perché non riuscivano più a gestirlo. Mancano diverse caratteristiche che sono tipiche di un vulcano. Non c'è il picco centrale, non c'è il vulcano, ad esempio. Farti pensare. Il giornalista scientifico John Farrow. Ma lui è il figlio di Mia Farrow. A parte che ancora c'è una zona ancora più arida attorno. Questo potrebbe essere veramente un'esercitazione militare. No, è un giacimento. Te l'ha spiegato prima Matt, giusto? Sono quasi sicuro. È un giacimento di tipo metano, sta roba qua. E gli hanno dovuto dare fuoco perché è ingestibile. Cioè, Giuse le ha prese tutte, è riuscito a sbagliare. L'unica che tu hai spiegato prima. Stavo mettendo il commento moderatore. Negli anni 70 l'Unione Sovietica sviluppava e testava continuamente armi nucleari. Potrebbe anche esserci un collegamento. Ma qual è il livello di studio di questo giornalista? Il battesimo? Immaginate di dover mettere in sicurezza una situazione simile con del gas naturale che fuoriesce in superficie. Accendiamo un bel fuoco e 50 anni dopo è ancora lì che brucia. Cioè, da 50 anni che brucio. Cioè, è pazzesco, manco un criptozoologo. Prossima puntata tutto sua. Maestro di quest'arte era Harry Houdini. Sì, Houdini. Si dice Houdini. Ma veramente? Sì, perché dove l'abbiamo scoperto? Era già successo. E Houdini l'ha puntata quella delle cose. Ma perché è un problema uditivo.
Insomma, Harry Houdini. Amo Houdini. Allora, però aspetta. Non sa come si pronuncia, nel dubbio le dice in tutti e due i modi. Esatto, sì. Ma dove va? Dove va? Che, perché stanno pestando l'auto? È perché minchia, è andata un'auto di merda. Non si può trapassare il vetro o il metallo. Come uscita? Secondo me tasto sul cruscotto e si apre il bagagliaio dietro. Allora, se è giusto spegni tutto o lo mandiamo via? Perché sì, vuol dire che l'ha visto tutte le puntate per fare il figo. No, wait. Sì. È una delle cose di cui io ho più paura. Morire soffocato. Ci sono stati dei giorni in cui io mi sono messo seduto a pensare in tutti i modi in cui tu puoi morire soffocato, sepolto vivo, sott'acqua. Ascolta, ma guarda che ci sono dei posti dove sono bravi. Ascolta, e io mi sono pensato tutti i modi possibili per uscire da quelle condizioni. Ma cosa cazzo abbiamo appena ascoltato? Come uscire da una macchina. Sembra un vero miracolo. Fuga miracolosa dall'auto. Arrivato all'inizio del pantano, mi sono fermato. Rakesh Rocky. Perché Rocky è virgolettato? Il soprannome che si è dato lui. L'auto è avanzata rapidamente verso il punto più profondo. Ma io non ho capito perché non ha frenato. Ho il telefono. Andando più velocemente di quanto mi aspettassi. Però guarda tranquilla. Come tranquilla. Ma infatti, raga, aveva il piano come Giuse. Nel senso, lei sapeva già che cazzo doveva fare. Poi il tergicristalli. Meno male che ho ascoltato il podcast di Giuse. Un testimone oculare riprende Cosla e un altro passante che cercano di salvare la donna. Raga, ma Cosla è uno di quelli. Te l'avevo detto di tirare giù il finestrino. Raga, ma è Rocky. È Rocky Cosla. Ah, ma da quel giorno che si chiama Rocky. Senti, manda indietro i 10 secondi. Sì, è Rocky. Vai, senti. Un testimone oculare riprende Cosla. È Cosla, raga. E lui con la destra. Questa sembra essere intrappolata, senza via di fuga. Incazzatissimi. Chi ti ha detto di uscire dalla cucina? No. Mi dissocio fortemente. Non è l'idea che vorremmo dare della società odierna. Assolutamente no. Queste battute sullo stereotipo sono fatte apposta per far capire cosa è sbagliato e cosa è giusto. Esatto. Per destereotipare. Esattamente. Battevo sui finestrini cercando di rompere il vetro. A differenza di sua madre che batteva sui marciapiedi. Vabbè, ecco. Allora, dai, però, cioè, andare un po' oltre devi anche capire. Sono anni che fai questo mestiere. Gli dai un dito. Il mestiere più antico del mondo, tra l'altro. Se sentivo qualcosa e lei era schizzata fuori come il tappo di una bottiglia. È nata. Ma che similitudine è come il tappo di una bottiglia? Ma com'è possibile? La donna è così traumatizzata che non... Cosa fanno? La riportano sotto? Chi ti ha detto di uscire? Non dovevi uscire adesso, dovevo salvarti noi. È la macchina che volevo salvare. Gli esperti risolveranno il mistero della fuga miracolosa. Ma chiedi a lei, è viva. Che cazzo devi risolvere? Ma perché adesso? Scusa. Adesso faranno un esperimento. E ce l'hai così di fianco. Scusi, no, raccontate, spiegatemi come ho fatto, dai. Scusi, buon uomo. Ma il conducente deve essere capace di restare calmo. Ma deve essere capace di parlare e dirgli che come cazzo ho fatto. L'esperto di sicurezza in acqua, Andy Long, vedrà. C'è un esperto di sicurezza in acqua? Eh sì. È un bagnino. Come forse ha fatto la donna, aspetterà che la pressione si equilibri. Poi c'è la frase in memoria di Long. Morto durante l'esperimento. Però non aver chiesto a lei. Ma non potrei farlo comunque. Non ce l'ho una piscina dove immergere un'auto. Non provatelo a casa. E vabbè. È il momento di fare un bel respiro. Stai zitto. Perché ha messo l'elmetto, tra l'altro? E mo? Ma si è addormentato, deve uscire. Ma non gli hanno spiegato il problema. Ma come fa? Buonanotte, raga. Dopo 16 secondi perde un po' di fiato. Ma perché sta aspettando? Ah, sta aspettando il tempo che è passato. Comunque, cazzo, un nuotatore questo. Come cazzo fa così tanti secondi? Ah, 20 secondi è poco. 16 secondi sott'acqua. Cioè, io a 20 Winslet... già inizio a salire, eh? Tu hai dei problemi ai polmoni, allora. Kate Winslet per Avatar 2 è stata sott'acqua 7 minuti e 20 secondi. Anche Tom Cruise è stato tipo un botto. Ma fuori Tom Cruise 5 minuti. Ritengo che qualcuno abbia aperto lo sportello, anche se i soccorritori non... Ma c'è qualcuno, per favore, che può andare da sta santa donna e chiederglielo? Adesso ci dicono, la donna è morta. Ecco perché stanno facendo... La donna l'hanno uccisa per non dare la risposta. Per fare il programma. Zitta, non spoilerare. Beh, fortunata quella signora. Però... Ma quindi? No, raga, no. 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 Ma non è possibile. Cioè, allora, no. Una madre che riprende la sua famiglia non ha idea che sta per avvenire un'esplosione di pura energia. Ma cosa sta facendo? Questa ma famiglia è un montone, non capisco. Così intensa da illuminare 42 milioni di case. Porco due. Guarda come
come si allontana. Si è cacato. Una scarica elettrica mortale scorre a pochi centimetri da dove giocano i bambini. Aveva i Mickey pantaloni pieni. Quello non è un bambino. Ma non è un bambino, signori. Ha 80 anni. Guardalo lì. Sì, sì. Un fulmine può essere di 100 milioni di volte e bruciare 5 volte più della superficie del sole. Il padre che scappa lasciando il bambino da solo. Esatto. È incredibile che il fulmine è più caldo del sole. Cioè il fulmine è 5 volte più caldo del sole. Beh, dipende, di giorno no. Guardando il cielo, l'orizzonte è praticamente limpido. Questo tizio qua che parla è la cantante dei Die Antwoord. È uguale. Quando viene pubblicato il video, parte un'indagine alle... Ma leva il bambino da lì! Per capire se la causa può essere una tempesta di sabbia. Lui il classico che va a giocare al bowling al venerdì sera. Sì. Ma lui ha la sua palla e ha la squadra. Sì, lui ha la sua palla, ha il guantino. Sì. Wallace individua un canale scuro nella sabbia che indica la possibile presenza di acqua. Magari c'è un tubo del gas. Eseguirà un esperimento per scoprire se la sabbia bagnata spiega l'insolito flusso elettrico. Che un giardino zen si è fatto. E le faccio sparare un impulso elettrico da 1 milione di volte. Stacco, giocano a bigliamo. Se per forza 1 milione di volte, un po' di meno non... Servono le cuffie, farà rumore. E spera di vederla scorrere sulla superficie. Non c'è un cazzo. La telecamera immortala il fulmine, ma non rileva alcuna prova della carica che attraversa la sabbia. Fallito. Diamo un'occhiata all'oscilloscopio. Ma cosa guardi? È fallito. Lui non vuole rinunciare. Viene sempre da qualcosa. E questo qualcosa deve essere un temporale. Era lo sforzo di lui che stava provando a spostare la pietra. Vedi che stava andando dritto lì. Poi guarda come cambia direzione, va verso sinistra. Quello dietro. Sì, ma non capisco dopo cosa fanno. Anche oggi nel mio covo abbiamo assistito a degli eventi veramente incredibili. Ma non è vero. Nulla è inspiegabile. Nulla.